Allora, l'ho annunciato prima, lui tra pochi mesi debutterà allo stadio Maradona di Napoli con un concerto pazzesco! Aspetta! Ma che fai qua? Ah, io non vado allo stadio! Buona domenica, salve, buongiorno, scusate l'incursione, chiedo scusa all'ospite che sta per arrivare. Questi sono per te. Grazie. Questi sono per te, ciao. Ciao, ma non me l'aspettavo, perché vabbè, però, prima dovevi venire, poi non potevi, poi dovevi andare però, via. Ma non me l'aspettavo, mi hanno detto che non venivi. No, sono qua, non potevo mancare. Grazie, grazie. Non potevo mai, guarda, sono vestito ancora da TG. Da TG uguale. Sono entrato, ho preso un microfono, il primo microfono, ho detto speriamo che... Questa è l'improvviso, magari cioè, no, perché mi hanno detto che non venivi, no, che no, dovevi partire. Sì, però parto... Amore, te voglio bene, perché questa è una... Parto adesso. Non potevo non passare da te, non potevo non augurarti buon tutto, perché sei sempre la più brava in assoluto. E perché sei... Lei è la regina della domenica, ragazzi! Non ce n'è! È la regina della domenica! Ma solo perché vuol fare la domenica, sennò sarebbe la regina del lunedì, del martedì. Allora, noi ci vediamo a Sanremo. Eh sì, che ci vediamo a Sanremo. Perché se non ci sei tu in prima fila, per me non è festival. Ci sono, amore. Poi la domenica, chiaramente. Sì, certo. E tra l'altro, lo posso anche dire, siccome è il mio ultimo festival, non sono mai passato da te domenica. Domenica, dopo la serata finale, se ti fa piacere, io vengo a trovarti e vengo a salutarti nella domenica dopo la finale di Sanremo. Io sono parte di gioia, ma perché dici che è il tuo ultimo festival? No, perché bisogna... Fai come me, che dico sempre la mia ultima domenica in... E poi sto sempre qua. No. Ti vuoi sedere o... No, scappo. Spero vi piacciono i cantanti. No, ma allora un attimo, dimmi due parole. Allora, intanto vi vorrei tranquillizzare, perché qualcuno dice, ma finiremo, sono 27, più 3 giovani, sono 30. Tranquilli, l'orario non verrà prolungato, semplicemente perché... Non ho i super ospiti, cioè i miei super ospiti sono loro, sono i cantanti perché in gara. Questa roba delle 2 di notte non è vera, che io l'ho letta. Ma che no, tu ma poi c'è Fiorello fuori, quindi insomma, però questi sono i cantanti in gara. Dai, me li dici al volo, come hai fatto al TG, dai. Fiorella Mannoia, Joliet, D'Argent D'Amico, Emma, Fred De Palma, e quindi si balla così come si balla con tanti altri. Angelina Mango, un gruppo che piace molto ai giovani, la SAD, Diodato, che ha vinto il mio primo festival di Sanremo, il 3, un altro giovane molto forte, una coppia fantastica, Reng & Neck, San Giovanni, Alfa, un altro giovane, il Volo, che torna in gara a Sanremo, e per la prima volta Alessandra Amoroso, Gazzelle che riempie gli stadi, i mitici Negramaro, Irama, anche lui è stato come a Sanremo, la bravissima e bellissima Rose Villain, Mahmood, a proposito di vincitori del festival, Loredana Bertè, i The Colors, Big Mama che ci farà ballare, non solo Gali, meraviglioso Gali, Annalisa, grandi successi, Mr. Rain, rivelazione l'anno scorso, un altro giovane interessante, Manini, e si chiude questo elenco con i ricchi e poveri, insomma. Cast eccezionale, grazie a tutti per aver accettato il mio... Ti devo fare una domanda, però. Perché io ho una certa età. Sì. Manini è un ragazzo pugliese, molto bravo, che l'anno scorso, sapete che io ogni anno, come dire, punto... su dei giovani, che sai che io ogni anno porto, come in passato c'erano i Colapesce di Martino, sì, la rappresentante di lista, eccetera, eccetera. Vado a scoprire dei giovani che porto direttamente nei big. Lui l'anno scorso era tra i giovani di Sanremo Giovani, così come Big Mama nelle selezioni. Poi quest'anno li ho visti, li ho seguiti, hanno fatto una crescita notevole, ho ascoltato la canzone che mi hanno proposto, mi è piaciuta e sono direttamente nei big. Mamma mia, un cast pazzesco, poi, sono felice di sapere chi è Manini, perché era l'unico che non... Senti, ma José in maniera t'ha fatto come ha fatto con Lazza, no? José, e guarda che è successo. José, devo dire, mi dà sempre molti consigli. Tutta la musica giovane chiaramente l'ascoltiamo insieme a casa, perché io sento a casa la musica ad alto volume, con le finestre chiuse, con la porta chiusa, perché nessuno è chiaro che in casa sono i primi, José e Giovanna sono i primi a sentire le canzoni, le conoscono tutte a memoria. E anche dei consigli, perché José ovviamente è la musica che ascolta lui. Avendo 15 anni è chiaro che
conosce benissimo tutto. C'è una meravigliosa famiglia, grazie. Te lo voglio dire. Grazie, grazie Marco. Non voglio rubare, ascoltami, altro spazio alla tua... No, ti ho visto al TG1 con, sì, col libro. Sì, col... Ma davvero sì, sì, tu scrivi tutto? Io scrivo tutto a penna, non sono molto tecnologico. Io tutto... ti amo per quello, perché pure io faccio tutto a penna. Tutto a penna, scrivo, scarabocchio, cancello così... però in quel libro lì ci sono i miei 5 festival, quindi tutto quello che penso lo scrivo e rimane lì, e quindi è il mio libro. Ma davvero sarà l'ultimo? Sì, assolutamente sì, sarà l'ultimo, ma sarà una grande festa, e quindi siete tutti invitati. Tu sei bravissimo. Grazie Marco. Sei bravo, sei serio, sei un ragazzo per bene. E credo che in qualche maniera i periodi poi difficili che tu hai passato professionalmente, come li ho passati io d'altra parte, siano quelli che poi ti ha reso così un uomo di cuore, perché fai, grazie, tutto con il cuore, sì, e con grande onestà. Grazie. E grazie, questo te lo, grazie, voglio dire pubblicamente. Grazie Mara. Ti voglio bene, ti anch'io, voglio bene. Grazie. Ci vediamo a Sanremo. Ci vediamo a Sanremo. Ci vediamo a Sanremo. Ci vediamo a Sanremo. Grazie, grazie Mara. Grazie per questa, grazie, sorpresa. Buona, grazie. Buona giornata. Grazie, Ama.